Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi eseguiamo un altro lavoro alla Suzuki Gran Vitara. Nello specifico andremo a montare uno snorkel, ovvero una presa d'aria ad altezza del tetto. Ve lo faccio vedere. Eccolo qui, questo è lo snorkel da montare. Ovviamente è apposito per questo modello di auto con questo tipo di motorizzazione qui, è fatto apposta, anche perché deve calzare alla perfezione. Sui fuoristrada si va a montare uno snorkel per fare in modo che l'aria dell'aspirazione venga presa ad un livello decisamente più alto rispetto all'originale, perché attualmente la presa d'aria, come vedrete a breve, è più o meno ad altezza della cassafiltro e nascosta all'interno del passaruota. Andando a montare ovviamente lo snorkel, l'aria viene pescata ad altezza tetto e quindi è possibile affrontare guadi o attraversare pozzi d'acqua in teoria con più tranquillità senza che l'acqua vada a finire in aspirazione. Per inciso, io vado a fare questa modifica non per fare percorsi estremi di fuoristrada, ma anche per cambiare esteticamente l'auto. Questa qui è l'auto che si presenta attualmente. Sì, lo so, è un poco sporca. Ad ogni modo, lo snorkel va montato su questo lato anteriore destro. A fine video vediamo se siamo riusciti a migliorare o peggiorare l'estetica dell'auto. Ma iniziamo subito il lavoro. Ma prima, come sempre, like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Aprendo il vano motore, questa è la cassafiltro e si intravede l'imbocco della presa d'aria sul lato sinistro. E questa è praticamente all'interno del passaruota, quindi dobbiamo chiaramente rimuoverlo. Ci sono le solite clip che lo tengono ancorato e per comodità rimuoviamo anche il paraschizzi laterale. Una volta rimosso il passaruota, all'interno vediamo il vaso di espansione dell'aria e ovviamente il manicotto di entrata. In pratica formano una T per innescarsi alla cassafiltro all'interno del vano motore. Allora, qui ci siamo un po' presi le misure per riuscire a capire dove tagliare esattamente, cosa un pochino complicata dal momento che non è una superficie piatta, ma come potete vedere è ondulata. Infatti lo snorkel è ondeggiante per seguire alla perfezione la superficie della carrozzeria. Una volta prese le misure per bene, possiamo procedere ad effettuare il nostro foro. Siccome il manicotto sullo snorkel non è perfettamente rotondo, o meglio, la parte finale è rotonda, ma
andando verso il corpo dello snorkel stesso, ha una forma un po' più ovale, allungata. E allora è chiaro, il foro effettuato con la tazza non basta, bisogna andare appunto a ricreare quella forma un po' più schiacciata. E allora, come vedete, utilizzare un seghetto elettrico. 6 months later. Effettuato il foro, andiamo a rifinire i bordi per renderli non taglienti e quindi ammorbidire il tutto. Utilizziamo una fresa per completare il lavoro. Ecco qui, facciamo una prova, perfetto, calza alla perfezione e anche sul montante superiore al lato del parabrezza è perfetto. Per ancorare lo snorkel alla carrozzeria, nella parte bassa abbiamo tre prigionieri che passeranno attraverso la carrozzeria e si bloccheranno dall'altro lato tramite rondelle e dadi. Qui state vedendo che applichiamo del grasso sui prigionieri. Questo ci servirà per capire dove creare esattamente i fori sulla carrozzeria. Quindi grazie al grasso applicato possiamo effettuare i nostri fori con precisione. Utilizziamo ora il polish per rimuovere i piccoli graffietti che inevitabilmente abbiamo fatto lì sulla zona. E allora, come già detto precedentemente, mettendo in posizione lo snorkel, facciamo passare i prigionieri attraverso i fori sulla carrozzeria effettuati e dalla parte interna, dal passaruota, comodamente si lavora per bloccare il tutto. Ovvero con una chiave a brugola teniamo fermi i prigionieri e con una 13 avvitiamo i dadi ai prigionieri stessi. Per quanto riguarda invece la parte superiore dello snorkel, dobbiamo fissare questa piastra qui alla carrozzeria al lato del parabrezza. E come facciamo? Bisogna creare tre fori della misura corretta per poi successivamente con dei rivetti bloccare la staffa su cui successivamente si poggerà lo snorkel. Andiamo ad applicare dell'acciaio inox spray o come in questo caso zinco spray lungo i bordi dei fori creati. Questo eviterà che col tempo la ruggine vada ad intaccare la carrozzeria. Fatto asciugare il tutto, come detto in precedenza, dobbiamo fissare la piastra alla carrozzeria utilizzando tre rivetti. E come vedete, mettiamo del mastice e del silicone per evitare che possa entrare acqua.
Questo è il risultato finale della piastra e ora siamo pronti a montare definitivamente il nostro snorkel. Adesso è arrivato il momento di creare un collegamento tra snorkel e cassafiltro. Qui abbiamo diverse strade, possiamo utilizzare diversi metodi, ad esempio anche esistono dei raccordi appositi di misure specifiche o anche dei tubi corrugati. Certo, bisogna girare un pochino per riuscire a trovarli. Noi abbiamo deciso di utilizzare dei tubi da idraulica con la precisione due pezzi in totale. Uno sarà la curva di raccordo fissata sulla cassa filtro e un pezzo di tubo diritto per creare il collegamento tra questa curva e lo snorkel. Quindi iniziamo a preparare il tubo diritto. Bisogna ovviamente allargare leggermente l'estremità perché è chiaro, è difficile trovarlo della misura esattamente uguale. Applichiamo del mastice sigillante per unire i due pezzi, ovvero la curva di raccordo e il tubo diritto. Nella parte esterna andiamo anche ad utilizzare del nastro telato, nastro americano, per rinforzarlo. Facciamo la stessa cosa, ovvero applichiamo anche del mastice nella parte di dove si aggancia lo snorkel e così siamo pronti ad inserire il manicotto appena creato. Ecco qui, questo è il risultato finale. Adesso non ci resta che montare la presa d'aria sopra lo snorkel e infine rimontare il passaruota e la modanatura laterale.
Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!